Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf, benvenuti a questa nuova diretta streaming dedicata al mondo videoludico. Diretta streaming che questa sera, a discapito degli europei di calcio, che vabbè, a me e non so a chi altro non gliene fregherà una mezza ceppa, ci mettiamo a giocare all'interno di un'espansione molto sentita, molto ben fatta e realizzata. E espansione sviluppata da CD Projekt Red per The Witcher 3 Wild Hunt ed espansione che ci porterà all'interno di un nuovo territorio, il Tuusaunt, un nuovo territorio che veramente sarà molto 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 avvolgente, sicuramente accattivante, e che metterà in campo creature e storie in pieno stile CD Projekt, quindi comunque molta trama e tanta 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 bella robetta, anzi robetta serissima. Quindi un'espansione che come al solito si riconferma un vero e proprio capolavoro. Non c'è niente da dire, forse è inutile spiegarlo con altre parole. Intanto vedo che è arrivato Roccia. Ciao Roccia, buonasera. Quindi tu sarai uno che mi farà compagnia questa sera. Allora, io passo alla schermata del gioco, quindi entriamo direttamente nel vivo dell'azione. Ovviamente Roccia, già che sei arrivato, ti chiedo cortesemente un feedback audio e video, così che almeno mi dai, insomma, mi dai l'ok per partire, già che sei qui. Come vedete, allora noi abbiamo installate tutte e due le espansioni. Hearts of Stone è l'espansione che vi ho fatto sempre vedere io in diretta, non è stata molto fortunata. Tra l'altro, mi ricordo i combattimenti con quel rospo gigante. E Roccia già fa una domanda che essenzialmente, grazie al feedback, è un po' quella che interessa a tutti, ovvero: non avete avuto il tempo di finire la campagna principale? Nessun problema, perché come faremo adesso, potremo giocare la campagna solamente di Blood and Wine, scusatemi, cominciando la storia con appunto un personaggio di livello corretto per poterla affrontare e tutto, diciamo, l'armamentario necessario di livello base essenzialmente. Allora scegliamo la difficoltà e ci buttiamo quindi all'interno di questa Blood and Wine. Allora, la regione del Tuusaunt, o come si legge, è una regione molto ampia. Come al solito CD Projekt Red ha curato tantissimo non solo la grandezza della zona, ma anche questa volta tutta una serie di sottoquest e di sottotrame che sicuramente faranno molto piacere a tutti coloro che amano la storia di Witcher e amano tutto ciò che riguarda appunto l'ambientazione del gioco con protagonista Geralt di Rivia. Tanto vedo che Roccia se ne va subito. Ciao, buona cena. Allora, ovviamente iniziando il capitolo avete la possibilità di accedere a tutta una serie di suggerimenti che vi daranno chiaramente la possibilità di capire al meglio quelle che sono le dinamiche di gioco. Come abbiamo visto in Hearts of Stone, che c'era, diciamo, una nuova modalità di personalizzazione del nostro Witcher, anche qui avremo la possibilità di ottenere una nuova interessante capacità, ovvero il nostro Witcher potrà accedere a delle mutazioni, un pannello mutazioni capace appunto di potervi far migliorare ancora di più le vostre capacità. Allora, aspettate che, come al solito, quando si comincia la partita, ovviamente lui ci dice di fare tutta una serie di passaggi fondamentali. Allora io spendo le abilità per, allora, addestramento forza, attacchi potenti, direi che per il momento non mi interessa. Facciamo la risolutezza. Ok, dopodiché ritorniamo con gli attacchi veloci. In questo caso riduciamo i danni durante le schivate. Sangue freddo, io non uso moltissimo la balestra, pertanto direi che possiamo, insomma, non utilizzarla. Andiamo di turbine, contrattacco, che direi cosa veramente ottima. 16 punti disponibili, direi di potenziare qualche segno.
Allora, direi di potenziare il segno Irden, che è quello della trappola magica. Poi diamo anche una botta di scudo. Tra l'altro, ragazzi, considerate che molte delle abilità dei segni sono utilissimi a Geralt per poter fondamentalmente affrontare le varie situazioni che gli si porranno davanti. Quindi, marionetta, abbiamo finito i punti da assegnare. Mettiamo le abilità così da poter associare i mutageni, chiaramente per migliorare ancora di più le nostre capacità offensive. Adesso lo facciamo, mettiamo qui. Come vi ricorderete, adesso non so quant'è che non giocate a Witcher, ma comunque una volta sviluppate le vostre abilità, fossero le medesime dedicate al combattimento, ai segni, all'alchimia o ci sono anche delle abilità generiche, quando compilerete questa pila di abilità potrete associarvi un mutagene. Il mutagene ovviamente migliora, come vedete, in questo caso la potenza di attacco quando si tratta appunto del sistema di combattimento oppure l'intensità del segno. Chiaramente, ragazzi, importantissimo perché modificare il proprio personaggio e personalizzarlo a puntino vi permetterà di fondamentalmente attaccarvi al vostro stile di gioco più che più si addice appunto alle vostre capacità. Allora, andiamo a vedere le impostazioni grafiche. Io ho cercato di abbassare un po' i dettagli, magari abbassiamo l'Nvidia Airworks, che potrebbe un pochettino appesantire l'esperienza di gioco. Una qualità terreno mettiamo in alto, magari lasciamo solamente texture alte, anzi mettiamo alte non estreme, così vediamo un attimino come procede la diretta. Ovviamente Witcher è un gioco molto potente da farvi vedere. Vediamo un attimino anche le missioni. Scusate, ho premuto la mappa. Io sto giocando. Infatti, come vedete, abbiamo. Ecco qua il nuovo contratto. Abbiamo le missioni selezionate. Ovviamente, noi andiamo alla bacheca per andare a prendere la nostra prima missione di Blood and Wine. Allora, tutto ciò che dice alberi hanno orecchie. Non ci interessa. Ponte dello Stemma, che dovrebbe essere proprio quella di. Una moglie scomparsa, no, non c'entra niente. Queste le lasciamo qua. Nuovo indicatore per un luogo non scoperto. Vediamo subito se è quello che ci interessa. Sì, Cavalieri del Toussaint a Holloway. Ottimo, ovviamente qui siamo ancora nella zona vecchia, pertanto ci lasciamo alle spalle tutto ciò che riguarda il resto e andiamo avanti. Allora, ragazzi, io come di consueto vedo che comunque sullo schermo secondario la diretta mi risulta abbastanza fluida. Chiaramente, nel momento in cui vedete che c'è qualche rallentamento, ditemelo che magari abbassiamo ancora di più qualche dettaglio. Chiaramente, come starete notando, il gioco non ve lo sto mostrando al massimo delle capacità. Questo perché altrimenti la diretta verrebbe decisamente congestionata. Intanto, visto che l'espansione l'ho giocata e posso dirvi che è veramente veramente molto ben curata. Neanche nell'introduzione vi ho parlato di un'ottima trama e questo è stato fondamentale da verificare. Proprio perché, come al solito, diciamo, a parte il prezzo che comunque è molto accessibile per il contenuto aggiuntivo, questa volta intervengono tutta una serie di personaggi dal molto piacevole, è bruttissimo da dire, dal piacevole background. Tra l'altro avremo a che fare con vampiri e ci saranno anche dei momenti in cui potremo addirittura entrare in mondi fiabeschi decisamente, decisamente molto carini da vedere. Considerate che c'è stata veramente messa molta cura nell'espansione. Ovviamente la nuova regione avrà tutta una sua, diciamo, un suo sottobosco di missioni che ovviamente arricchiranno quello che è l'offerta videoludica, e questo chiaramente comporta un incremento della longevità che si diluisce. Oddio, Rutilia mi si è messa in mezzo. Che vi dicevo appunto, si diluisce molto
Molto molto. Allora, qui ci sono due cavalieri. Considerate che il Toussaint è una zona dove si tiene molto all'aspetto cavalleresco. Ci stanno tutti questi cavalieri senza macchia, senza onte, legati molto all'onore. Io ovviamente, ragazzi, vi lascio qualche dialogo, ovviamente per farvi ascoltare anche quello che è il doppiaggio, come al solito eccessivamente curato, molto 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 orecchiabile, bellissimo da ascoltare. Vediamo un po' questi bei ragazzetti che cosa hanno da offrirci. Io intanto faccio un refresh della mia, così vediamo. Considerate, ragazzi, che ho il portatile che sta praticamente già esplodendo. Siamo veramente alla... Questo gioco è molto pesante da far girare, ragazzi. Allora, la qualità dello streaming me la dà. Però no, mi è cambiata inaccettabile. Quindi direi. Eravamo passati da coso? Eravamo passati da ottima, siamo arrivati ad accettabile. Ora vediamo se magari c'è qualche congestionamento di rete, altrimenti abbassiamo anche qualche dettaglio. Come vedete, avendo messo solamente, diciamo, impostazioni medio-alte, il gioco ne risente. Anche se comunque le texture dedicate ai personaggi restano comunque veramente molto belle da vedere. Allora, lasciate che vi aiuti con i banditi. Ovviamente noi siamo un Witcher gentile. Ci saranno anche dei momenti in cui potrete fare delle scelte importanti, ma questo, diciamo, è sempre stato nell'ordine della scrittura della sceneggiatura da parte di CD Projekt. C'è sempre questa sorta di fondamentalmente di intervento sulle vite degli altri, che ovviamente porta poi a seconda delle scelte, porta a delle conseguenze che si vedono nel resto del mondo, e questo è molto piacevole. Il consiglio che vi posso dare è quello di esplorarvi ovviamente sempre prima il mondo, curarvi molte delle queste che vi capiteranno insomma a mano. Oh, ecco i banditi. Ovviamente noi, ovviamente, ragazzi, ricordate, The Witcher non è un action RPG, o fondamentalmente lo è, ma vi invita sempre ad un approccio ponderato. Ricordatevi sempre di consultare il bestiario, non tanto per quanto riguarda magari i banditi, perché i banditi umani possono essere più o meno gestibili. Ovviamente guardate sempre il livello e cercate di non attaccare alla rinfusa senza un senso. Allora, io adesso, Madonna, io guardate, resto veramente colpito. Questo è veramente un gran bel gioco, e i premi che ha vinto sono tutti meritatissimi. Palmer in the Longfall. Vi invito a pentirvi. Bel teatrino, ma infatti questi non mi sembrano propensi ad arrendersi. Allora, datemi retta, ascoltate Palmerin. Vi do un consiglio, fate come dice. Ovviamente, ragazzi, non vi faccio ascoltare tutti i dialoghi, anche perché è molto discorsivo il gioco Witcher, pertanto finisce che ci facciamo una serata ad ascoltare dialoghi, che potrebbe essere sicuramente una bella cosa, ma fino a un certo punto. Allora, giuro sull'airone che vi sconfiggeremo. Ovviamente noi ci fermiamo un attimo perché non mi piace l'accettabile sulla diretta, e vediamo un attimo se posso abbassare qualcos'altro. Considerate, ragazzi, che poi per farvi la diretta sto la configurazione. Ecco, forse mettiamo una definizione, no, vabbè, bassa. Cerchiamo di levare le cose che pesano, ragazzi, perché dovete considerare questo essenzialmente. Molte cose intervengono su tutta una serie di dettagli non da poco. Allora, vi dicevo che stavo utilizzando la... Aia, dolore. No, la hard no, usiamo Axie. Ci siamo presi il capo dei banditi. Hop, quello dietro ci voleva fare... Te la pari, eh? Te la giochi bene. Stai
stordimento e via. Bam bam. Bravo. Bravo Witcher. Una bella cavata di testa ci voleva. Questo è andato. Opla. Ok, anche lui è andato. Come vedete il segno hard è molto comodo. Attenti. Arca. Questo prima che cambia la cosa. Benissimo. Ah, ho fatto una cavolata. Allora andiamo sul scudo protettivo. Abbiamo tirato su per allora una curata mentre andiamo. Quello che sta venendo addosso. Cerchiamo di alternare attacco. Aia, mi ho preso. E ora vai. Hop. Questo era preso, cacchio. Cercate sempre di non farli. Eccolo. Vai. Andiamo di trappola. Ah, questo è quasi morto. Dai che ci siamo. Oh, Zorg. Ah, mi hanno chiuso. Questo è preso. Vai, abbiamo preso in due. Opla. Devo comprendere il motivo per cui... Dai, ho fatto questa azione. Ecco qua. Tolto lo scudo e morto. Vai. Chi c'è rimasto? Qualcuno là dietro. Salviamo tizio. C'è uno rimasto di là con la balestra. E beh, anche lui è morto. Dopo ci facciamo una bella meditazione. Ovviamente ragazzi dovete sempre ricordarvi che all'interno dell'azione è fondamentale non, come vi dicevo poc'anzi, non buttarvi a capofitto, ma cercare di ragionare. Curatevi il giusto, se vedete che il combattimento potrebbe andare verso esiti negativi, allora cominciate a curarvi, se no aspettate di completarlo, e così che magari potrete meditare e recuperare punti ferita senza utilizzare pozioni e o cibo. Noi adesso nel pacchetto preconfezionato abbiamo dei ravioli, che ci mangiamo ravioli cinesi. Allora, ovviamente adesso la situazione dei banditi verrà sanata e loro ci spiegheranno che in realtà sono venuti per darci una convocazione. Il Witcher è convocato nel Toussaint per dover sconfiggere un mostro, una bestia che sta facendo degli omicidi seriali, essenzialmente sta uccidendo dei nobili. Pertanto, appunto, visto che noi siamo Witcher di fama mondiale, o comunque siamo i più riconosciuti come uccisori di mostri, chiaramente veniamo ingaggiati per poter porre fine a questo massacro. Ovviamente la storia non sarà mai diciamo normale, tranquilla come dovrebbe essere. Pertanto chiaramente da qui in poi non vi daremo elementi su
sulla trama, se non altro perché almeno vi evitiamo degli spoiler, non ve la roviniamo, essenzialmente. Allora, parlami di questo mostro. Ok, abbiamo ricevuto pure 50 punti esperienza, tanto per niente. Convocazione della duchessa Anna Henrietta. Ovviamente, ragazzi, tutti gli oggetti che vi portate. Opla! Tutti gli oggetti che vi portate nell'inventario dategli una letta. Molte volte, ricevendo dei libri, potete anche attivare delle missioni. Vabbè, ma questo lo sapete. Chi gioca Witcher essenzialmente conosce il. Ovviamente qui ragazzi vi faranno vedere dei disegni dove vi viene data un'indicazione di quella che potrebbe essere insomma, la bestia che andrete ad affrontare. Tutusan. E via, andiamo al Tusan. Al Tusan. Allora, Tusan per Tusan, ovviamente ci spostiamo di regione. Ah, ragazzi, i caricamenti ovviamente molto diciamo corti. Chiaramente adesso stiamo un po' sforzando l'hardware per il discorso della diretta. Allora, zona molto più ariosa, sicuramente molto più luminosa anche. La zona del Toussaint è molto bella, piena di campagne, di vinicoli, proprio perché di vigneti, scusatemi, proprio perché l'espansione non si chiama Blood and Wine. Per niente, infatti, ma guardate già la realizzazione. Il panorama è vastissimo. Peccato che non vi posso far vedere il massimo della grafica, ma vi accorgerete che giocandoci, vedrete veramente spettacoli per gli occhi incredibili. Tra l'altro, diciamo, la presenza dei personaggi non giocanti all'interno dell'espansione è stata giustificata in moltissimi modi. I vigneti sono veramente animati di personaggi di sempre diversi, ci sono i lavoratori. Tra l'altro, in questa espansione, ragazzi, va detto, questo è il primo mostro semigigante che incontriamo, questo è un orco. E vi dicevo, ovviamente in questa espansione, oltre ad avere le mutazioni del Witcher, che sono una delle novità inserite all'interno del gioco, avremo anche la gestione, ma gestione diciamola proprio veramente diciamo in modo generico, la gestione della nostra casa, perché ci viene assegnato dalla contessa, ci viene assegnato un vigneto che noi dovremo gestire. Potremmo migliorare, apportare delle migliorie a questo vigneto, magari costruendo una stalla, migliorando la casa, accogliendo anche. Allora, qui dobbiamo fare molta attenzione. Adesso, ragazzi, io però faccio una cosa, perché non so se è un problema della mia connessione questa sera, però a questo punto faccio quello che mi consiglia sempre Principe Romolo, ovvero abbassiamo le ombre. Anzi, la qualità terreno e acqua, anche perché considerate che queste sono le cose che fondamentalmente appesantiscono di più l'esperienza. Purtroppo The Witcher non è un gioco semplice da riprodurre. Allora, Goliath, credo che sia buono fare una trappola magica e tirarlo giù. Vieni, va. Ma ricordavo l'attacco ad area. Attacchi consecutivi, ragazzi, e allontanatevi. Questo è un. Aia, più il nemico è piccolo, meglio. Scusate, più il nemico è grande, è meglio schiverete i suoi attacchi. Allora, vediamo, lui ha una mente. È una mente debole, quindi dovremmo potergli far qualcosa. Niente, non gli abbiamo fatto nulla. Pertanto direi di andare di scudo protettivo. Ah, mi volevi dare la pedata, un fammone. Oppla! Oh, guarda come ballo intorno a te. Oh! Quasi. Olle.
Ah, cacchio, per guardare lo schermo dell'anteprima. Vai. Vai, morto. Danno critico. Non puoi nulla contro di me. Tra l'altro, ragazzi, questo sarà il nostro primo trofeo, ovvero la testa del mostro. Il nostro carissimo. Però adesso vedo che va meglio, ragazzi, la diretta. Secondo me era qualcosa nelle impostazioni che faceva cono di bottiglia. Anche perché adesso lo vedo molto più fluido. Questo è uno dei cavalieri che incontriamo, tra l'altro cavaliere con cui avremo a che fare più di una volta, perché adesso lo rincontreremo nuovamente nell'arena, altro posto interessante da esplorare. Come vedete, continuo a dirvi, la cavalleria la fa da padrone in questo gioco, tanto che c'è veramente di tutto un po'. Accetto il trofeo, perché no? Vai, accetta questo trofeo. Un bel combattimento contro il gigante. Tra l'altro, non hai fatto niente. Sei la pippa al sugo, Johnny. Mi hai fatto fare tutta a me la fatica. Ovviamente, lui, essendo un cavaliere errante senza paura e senza macchia, fa tutto questo per una donna. Una donna di cui vuole conquistare il cuore. Vedrete anche seguendo. Lui vi offrirà una quest secondaria, che ovviamente vi converrà fare prima di andare troppo avanti con la storia. Lui, il nostro cavaliere senza paure, ci dice appunto che c'è la presenza di un cadavere che è riemerso dal fiume. Cadavere che quindi andremo a vedere. Tra l'altro, vediamo che abbiamo trovato. Ah, Dalia, un oggetto magico. Potrebbe essere interessante. Noi prendiamo tutto, andiamo a vedere l'inventario. Magari abbiamo trovato una spada utile. Tra l'altro, una spada d'argento utilissima, gliel'ho richiesto 36 e ancora non possiamo usarla. Ovviamente, ragazzi, quando cominciate il gioco, all'inizio vengono forniti tutti un pacchetto di rune e quant'altro che sono comodissime da usare. Io per il momento non le sto usando, ma chiaramente perché non ho oggetti diciamo, da poter sfruttare al meglio. Troverete più avanti un'armatura molto carina. Questa la troverete seguendo la missione principale della storia. E questa armatura è veramente molto bella, perché vi permette di poter assimilare i danni, la vita, scusate, degli avversari. Un'armatura vampirica. Tanto vedo che è tornato Roccia. Ciao Roccia, buonasera di nuovo. Allora, migliorie rispetto al capitolo principale o motivi per prenderli? Io ancora finisco il gioco, non so neanche se lo finirò. Beh, allora, Roccia, il discorso è molto ampio sicuramente, però è bene affrontarlo. Hai fatto benissimo a fare la domanda. Considera che il gioco chiaramente è molto molto grande. Abbiamo parlato di una campagna già durante la recensione del capitolo principale, molto espansa. Stessa cosa per quanto riguarda Hearts of Stone, espansione forse un po' priva di missioni secondarie e quant'altro, però anch'essa con una trama molto molto bella da giocare, molto bella da vivere. Pertanto, quando mi dici migliorie rispetto al capitolo, motivi per prenderlo, io mi butto sempre sul discorso del lore e sul discorso della storia. Cioè, una cosa che ho sempre apprezzato di The Witcher, a differenza di molti altri giochi, è quella di fornire al giocatore tutta una serie di vicissitudini, di vicende che promettono non solo una gradevole immersione in un mondo fantasy, che poi vabbè, questo tipo di fantasy è un mondo inflazionato e piace a molti, ma il mondo di The Witcher è fantastico, però ovviamente rende il gioco più accattivante. Le migliorie a livello videoludico sono giusto riguardanti la personalizzazione del personaggio e, appunto, come dicevo poc'anzi, l'aggiunta di un terreno dove poter effettuare delle personalizzazioni, un po' come vedemmo la casa in quel di Skyrim. Tanto per dirne una, avete dei posti dove poter posizionare le vostre armature o le vostre armi, delle rastrelliere dove poter fare queste cose. La casa può essere popolata da personaggi non giocanti. Io, per esempio, durante una missione mi sono trovato a combattere un mostro. Al posto di ucciderlo, l'ho salvato. Una volta salvato, vediamo se ci arriviamo a questa missione, così ve la faccio vedere e vi evito lo spoiler. Però, perciò dico, comunque,
C'è veramente tanto, tanto da vedere, tanto da fare. Io sono sempre convinto che The Witcher sia un acquisto garantito, un acquisto da fare. Considerato poi, tra l'altro, che Roccia, ti dico, c'è anche tutto il discorso della difficoltà, ovvero che comunque Witcher permette di giocare. Attenzione a questi mostri, ragazzi. Gli Scarver sono mostri che purtroppo non temono il fuoco. Sono mostri che esplodono, ragazzi. Quindi occhio quando li danneggiate. Ecco, adesso dovete allontanarvi. Benissimo. Gwen, scudo, vai. Ora, ricordatevi. Oh, via. Aspettate il tempo giusto per attaccare, tempo giusto per compiere le schivate e via. Anche questo è andato. Ovviamente ci siamo un po' fatti prendere la mano perché ho sbagliato il segno. Sì, non mi interessa il menu di accesso rapido, mi interessa poter meditare e recuperare un po' di vita. Ovviamente, ragazzi, come vi dicevo, la meditazione è uno dei modi. Ah, ci hai provato. Tra l'altro, se non tiri fuori la spada, la vedo tosta, Geralt. La configurazione mouse e tastiera, ragazzi, non è facile da padroneggiare, però per certi versi l'ho trovata più comoda. L'unica cosa è che devo spostare il tasto Alt. Il tasto Alt è fastidioso per effettuare le schivate. Ecco, infatti, per premere, pensando di premere il tasto alto, ho fatto una cavolata grossa come un secchio. Ok, scudo fatto. Via, via. Via. Ok, curati. E via. No, porca vacca. Non mi ha curato abbastanza. Carica salvataggio più recente. Effettivamente non ho guardato la vita. Fate sempre attenzione, ragazzi. Poi comunque giocatela a una difficoltà degna, nel senso che ho provato per ragioni legate alla recensione a giocarlo sia a facile che a normale che insomma, tutte le altre difficoltà. Sopra normale, ragazzi, vi dico che veramente il gioco è straziante. Vi mette veramente molto alla prova. Quindi fatelo proprio solo e solamente se siete dei Witcher voi. Allora, non mi interessa. Io devo mettere là il segno. Mettiamo lo scudo. Così almeno siamo sicuri che ci leviamo di mezzo questi schifi. Stanno tutti qua. Tra l'altro so. Vai. Cerchiamo di separarli, bastardi. Ok, vai. Oh. Uno sta esplodendo. Ok. Vai, 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 Paolino, vai. Ah, quell'altro che esplode. Cacchio, doveva esplodere prima. Vai. Non dategli tregua, non dategli tregua. Finché potete, non dategli tregua. Ok. Via. Anche questo è andato. Diamoci una curata. Porca vacca, non ho calcolato bene l'affondo. Scudo. E ora via. Scappa. Che vuol dire azione non consentita durante il combattimento? Pippone. Via. Vai, bravo.
Il mostro di Tiussant, allora ovviamente all'inizio potrebbe darvi l'idea che questi sono i mostri interessati della morte del nobile, ovviamente non sarà così. Prendiamo tutto ciò che ci è possibile, chiaramente potrebbero servire come ingredienti per fare decotti e quant'altro. Allora andiamo a vedere nel journal se è aggiornata la nostra missione, ma ci interessa ben poco. Ovviamente questi maledetti consigli vi accompagneranno per parecchio. Libri, personaggi, tutorial, bestiari. Ok, abbiamo gli Scarver. Allora, Scarver, nuovi personaggi, almeno non me li ricordo di averli mai visti. Possiamo utilizzare l'antinecrofagi di unguento. Questo è molto comodo, potrebbe essere utile. Allora, andiamo sull'alchimia, vediamo se possiamo fare un antinecrofagi. Antimaledetti, antiorchi, antispettri, antibestie. Ovviamente non ho l'unguento necessario. Però ci creiamo questo almeno. I mutageni, già che ce li abbiamo. E per quanto riguarda il resto, probabilmente ci toccherà andare da un alchimista. Vediamo se ce l'ho tra le pozioni di precreazione. Sangue di mostro, componenti di creazione non ci interessa. Ovviamente andiamo a vedere oggetti, missioni, cibi e bevande, pozioni. Vediamo se abbiamo antivampiri. Necrofagi, perfetto. Oh, beh. Tutte le volte mi scordo sempre come va usato. Seleziona slot. Ok, via. Benissimo. Quindi adesso dovremmo essere più reattivi contro questi benedetti necrofagi. Allora, ragazzuoli, abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo fatto alcuni elementi, abbiamo mischiato anche i mutageni. Adesso siamo arrivati in questa zona. Vabbè, un boccale direi di non raccoglierlo, non ce ne frega niente. Ma vediamo questa cassetta. Dai, su. Esamina. Tutto ciò che la corrente trascina finisce qui nelle acque basse. Perfetto, vuol dire che quindi siamo davanti a delle reti da pescatori. Piatto non ci interessa. Qui ci sono delle impronte. Proseguiamo. Esaminiamo. Brandelli insanguinati di vestiti della vittima. Tessuto di buona qualità ci fa presagire che sia un nobile. Le guardie hanno estratto le reti dall'acqua e poi hanno liberato il corpo mutilato. Considerate, ragazzi, questa è un po' una caratterizzazione del gioco di The Witcher, come vi ricorderete. Andiamo a vedere, ovvero la stivali della guardia ducale di Tussaud. Non ci faremo una mazza. Raccogli dell'ino. Raccogli il fazzoletto con il monogramma DLC. DLC, componente aggiuntivo. Allora, questo ovviamente. Questo fazzoletto è un indizio che troviamo in merito al nostro cadavere. Qui ovviamente scopriremo che è salpata una barca che portava il cadavere presso una nuova zona. Voglio esaminare il corpo prima che si decomponga. Una taverna, i clienti hanno la direzione, sono andate le guardie. Ok, quindi andiamo in taverna. Trovo un fazzoletto con un monogramma, lo diciamo, della Croix. Come vedete, abbiamo scoperto il primo indizio su una vittima della bestia. Ok, l'aggiornamento della missione chiaramente ci permette di andare avanti nella storia. Abbiamo scoperto un elemento in più, diamoci una curata della Violo. Vediamo, dobbiamo stare vicini al nostro amico che è un po' più lento di noi. Purtroppo non possiamo. Ah, ho visto che possiamo anche mettere un punto. No creazione. Dagli con la mappa del mondo, non mi interessa. Missioni, personaggio. Allora, sui mutageni abbiamo già la spiegazione. Oh, dai, su, che me lo ricordo. Mo che m'ha tolto. Tipatico. Ok.
Allora, abbiamo un'abilità, giusto? Sì, un punto disponibile che io direi a questo punto di spendere sul marionetta, intensità del segno. Il nemico bersaglio diventa temporaneamente alleato e infligge il 60% di danni extra. E dai, ma guardate il connubio di segni insieme a, insieme al coso, insieme alle abilità di spada sono tanta roba. Allora, andiamo, seguiamo Milton. Milton de Perac Peron. Questi nomi francesi. Allora, andiamo verso la taverna, su, tanto lasciamo indietro quel ciccione di Milton. E andiamo a vedere la taverna. Ah, tra l'altro qui c'è un'altra bacheca. E a vedere la bacheca, vediamo se c'è qualche missione così ve la faccio vedere. Allora, il pensiero del giorno. Lupo bianco, dove sei? Avviso del camerlengo ducale. Annuncio dell'ufficio del procuratore generale del ducato di Toussaint. Grande torneo di Ghent. Oddio, lo odio. Contratto per uno più Witcher. Scorta una carovana. Ovviamente, ragazzi, nel journal avrete la possibilità di prendere tutte le missioni secondarie che, come vedete, avranno lo stemmino di riconoscimento della espansione Blood and Wine. Altrimenti potrete anche andare avanti con Novigrad, quindi Hearts of Stone. Qui chiaramente non ci stanno le missioni del gioco principale, perché abbiamo iniziato semplicemente senza fare, diciamo, facendo un salvataggio ex novo solo dedicato alla missione. 37, abbiamo caccia grossa, Ghent, un torneo per tutti, Dio l'odio. Potremmo. No, continuiamo col mostro di Toussaint. Poi vediamo le altre cose. Allora, buttiamoci nella taverna, vediamo un po'. Tanto mi permetteva di leggere il contratto del lupo bianco, dove sei? Eccoci qui. Tra l'altro, questo è un mangione, il nostro amico. E questi ragazzi saranno tutta una serie di personaggi con cui potrete avere, diciamo, avere delle conversazioni lunghe abbastanza da potervi veramente aprire un mondo sull'ambientazione di Witcher. Allora, noi ce li lasciamo alle spalle, tanto questi ragazzetti rompono solo le scatole, o perlomeno avendo già fatto i dialoghi fino alla fine e non volendovi rovinare a voi la permanenza nel gioco, non ve li faccio leggere, io vado solo avanti. Tra l'altro abbiamo visto una signorina che si è allontanata. Andrò a esaminare il corpo, via. Non vieni? Oh, c'è il dovere, lui non viene. Ok, non puoi farlo adesso, no, perché io ho premuto tutto a go-go. Allora, vediamo un po' il tizio che ci dice. Oste. Ah, zitto, dai. Allora, mostrami quello che hai. Tra l'altro ho 20.000 monete, robetta seria. Oggetti delle missioni, questa è roba mia. Mercante ha carte del Ghent, del Gwent o come cavolo si dice, ma tutta robetta che non serve. Però vabbè, cibi e bevande, magari qualcosina. Io ho cibi e bevande, bombe, unguenti, cibi e bevande, ho solamente latte di mucca. Pertanto direi di prendere. Vediamo un po'. Prendiamo tortine, ratatouille. Vai, mi compro questa. È un po' di Cabernet. Via. Arrivederci, caro. Allora, via di qui. Un bardo. I mitici bardi. Io tiro sempre fuori Ardalis. Allora, 251 metri. Tra l'altro, ragazzi, guardate che bello il mondo di gioco. È veramente vasto, fantastico. Tra l'altro anche l'intelligenza artificiale dedicata ai personaggi che ci circondano è qualcosa di altamente strepitoso. Allora, noi ci stiamo avvicinando, perlomeno ci avvicineremo, chiamiamo Rutilia, almeno ci facciamo accompagnare. Vai Rutilia, vai. Ce la puoi fare Rutilia, vai, benissimo. Diamo una strigliata al cavallo e via, verso mondi paralleli. Uno scontro, devo sbrigarmi. Ma sì, tranquillo, ci penso io. Uno scontro, vigneto di Corvo Bianco. Questa, ragazzi, sarà la
Opla, sarà il posto dove ci insedieremo. Ok, allora qui ci sta già il primo morto. Qualcuno si è venuto a divertire all'interno della nostra futura casa. Gola squarciata da una mandibola umana. Umana, tranne per i lunghi artigli. Allora, ragazzi, già avrete intuito di che cosa parliamo. Andiamo a vedere anche quest'altro tizio, che sicuramente può essere in video. Costole fracassate e sangue nelle orecchie. Ho preso un bel colpo. Ah, Vampire. Non si tratta di una Echidna, però. E nemmeno di un Fleder. Allora, ragazzi, non so se ve li ricordate. Una Bruxa. Oh, voce del bestia raggiunto. Andiamo a vedere, perché la Bruxa è altamente pericolosa. Più che altro perché, avendo la capacità di potersi, no, scusate, trasformare, ma più che altro ottenere una sorta di forma gassosa, che la fa diventare appunto sfuggevole. Eccola qua. Ovviamente un unguento antivampiri ci aiuterà, come anche il segno Irden, che è quello della trappola. Allora, io direi a questo punto di vedere se ho un unguento antivampiri. Andiamo nell'inventario, che ovviamente ci conviene sempre affrontare la nostra battaglia con fare antinsettoidi ibridi, impiccato, necrofagi, vampiri. Perfetto, quindi applichiamo il nostro unguento. Importantissimo, ragazzi. Ovviamente, come vedete, dovete sempre ragionare le cose. Sangue nero. Il sangue del Witcher ferisce i vampiri e i necrofagi che lo attaccano. Ovviamente questa cosa non la facciamo, anche perché sennò siamo troppo forti. Deve essere in cantina, sì, fondamentalmente sì. Allora, diamoci una curata, importante. Andiamo un attimo pure nell'inventario di nuovo. Ci mettiamo. Ciao Rev, buonasera. Ci mettiamo i cibi e le bevande che ci siamo comprati. Vai così, almeno ci curiamo a go-go se ci serve. E io direi a questo punto di utilizzare anche il sangue nero, visto che ce l'abbiamo. Allora, andiamo a vedere cosa ci riserva. Ombre piedi nudi, benissimo. Ovviamente, ragazzi, ogni elemento del gioco che vedrete da qui in avanti. Sangue e vino, infatti, di Rev. Buonasera. Allora, la nostra Bruxa sta rovistando il cadavere del nostro amico un po' della grossa, poraccio, è morto. Non so perché hai ucciso questa gente, però ovviamente non è per il loro sangue, anche perché sennò si sarebbe fermata a cibarsi. Ah, ha trovato una mano. Non si capisce bene, ma comunque. Allora, a parte questo bel culetto, questa qui, ragazzi, non fatevi ingannare, è una tizia molto pericolosa. Allora, andiamo avanti, non ce ne frega niente. Su, tanto noi abbiamo un unguento, mo pio pure il sangue. Mi faccio pure il sangue e per di più. Mamma mia, com'è diventata brutta. Allora, sì. Attenzione. Ok. Dopodiché, andiamo di botta. Ho sbagliato segno. Irden, maledetto tu sia. Eccola lì. Quasi. No, mi serve una trappola. Una trappola. Vai. Vai, Bruxa maledetta. Aia. Presa. Un'altra trappola, vai. Oh, vai, che danni che ti sto facendo. Dovete solo cercare di non farla strillare. Ah ah! Vai a fancina. Ne faccio un'altra di trappola, tanto ci devi venire. Proviamo a fare. Ho presa! Vai, paratevi e andiamo avanti, su. No, la trave!
Ho presa, ho fatto il critico. Vai, un'altra trappola. Contrattacco, riuscito, riuscito. Vai. Infamona. Ah, l'ho presa alle spalle, vai, vai. Altra trappola. Vai. Guarda che schivata mi ha fatto. Vieni. Via. Dai che è quasi morta, vai che è quasi morta. No, ho girato. No, facciamo scherzi, eh. Dai, dai, sangue nero. Ci ha provato la tizia, eh. Grande. Fatela la spada. La bruxa di corvo bianco, voce di bestiario aggiunta. Tra l'altro che ci dà? Orecchio di mostro, zaino vampiro, sangue vampiro, salve, eh. Mutagene, buono. Tanto vedo che è arrivato anche Bizio. Ciao Bizio, buonasera. Allora, qui c'è un cantinone gigante. Bizio, questa sera sono un po' alla Luca. Considera che ho il mouse vicinissimo al microfono. Quanti della guardia locale di Tussa? Però abbiamo anche un kit di riparazione armatura. Questo è molto buono. Ma Bizio, livello di difficoltà estremo? No, diciamo che sto giocando a livello normale. Però Witcher comunque, anche già a livello normale, lo chiedo anche agli altri giocatori se ci stanno, e comunque è abbastanza impegnativo. E ragazzi, io come ho detto poc'anzi, visto che voi siete entrati adesso, ovviamente non vi faccio leggere i dialoghi, se no vi rovino l'espansione, mi farebbe dispiacere. Allora, chiaramente adesso il nostro Geralt sta esaminando il cadavere e scoprendo alcune connotazioni interessanti riguardo al killer seriale che si è occupato di fare, alla bestia che si è occupata di fare questa uccisione. Concludiamo l'ispezione. Ovviamente ad ogni analisi il nostro Witcher segnerà degli appunti. Benissimo, allora io direi che intanto è ora di meditare. Almeno un'oretta. Così ci. Ah, non posso farlo adesso. Peccato. Vabbè, non ci interessa. Intanto esco fuori, va. Oh, là. Intanto la bruxa l'abbiamo uccisa. Considerate, ragazzi, che i vampiri non sono creature molto piacevoli da con cui scontrarsi. Vediamo se ora ci va a fare almeno un'ora di meditazione. Benissimo, ok, così ci ricarichiamo la vita. Tra l'altro siamo quasi saliti di livello. Allora, ovviamente ragazzi, il personaggio precaricato che abbiamo creato per l'occasione è di livello minimo per accedere all'espansione, ma voi potete anche giocare con un vostro personaggio già di alto livello, insomma, comunque già equipaggiato a dovere se avete finito la storia. Sia per quanto riguarda la campagna principale che per quanto riguarda Hearts of Stone, pertanto non dovreste avere problemi. Allora andiamo avanti di qui. Trova Palmerin e chiedigli di condurti dalla duchessa. Qui siamo arrivati all'arena, ragazzi. L'arena è simpatica perché all'interno appunto ci stanno una serie di combattimenti che a volte vengono fatti contro delle persone, a volte contro dei mostri. Qui incontreremo un nuovo mostro. Tra l'altro è un mostro abbastanza rognosetto, o almeno io una o due volte sono morto prima di poterlo sconfiggere. Ecco qua il nostro cavaliere, anzi barone. Devo parlare con la duchessa, è urgente. La storia è finita, va bene, dai, andatevene a casa e diamogli la bella notizia, non sempre è meglio essere buoni, che noi siamo dei Witcher dall'animo buono. Pertanto abbiamo scoperto qualcosa sull'omicida seriale, la nostra guardia, il nostro compagno dovrebbe condurci dalla duchessa che ci ha assoldato per poter appunto effettuare lo scontro. Quella è la creatura con cui avremo a che fare. Io ragazzi, già che siete entrati sia Rev che Bizio, vi faccio vedere un po'. Non andrebbe torturato così, tra l'altro quella è una bestia sorda, scusatemi, cieca. Tipo le talpe.
Quindi crea un campo sonoro intorno a lei per fondamentalmente ascoltare e quindi vedere dove poter attaccare. Allora, noi ovviamente siamo Witcher dal cuore tenero, ammazziamo i mostri solo che se lo meritano. In questo caso invece nell'arena ci sarà un nostro, una sorta di cavaliere. Tra l'altro ragazzi è quello di prima, se avete visto il pezzo con il gigante è lo stesso cavaliere. Lo stesso tizio che vuole pavoneggiarsi davanti alla sua bella dama. Allora, vediamo un pochettino come se la caverà, va? Ragazzi, oltre alle domande su cosa ho mangiato oggi e su come è andata la mia vita lavorativa, se avete domande sul gioco, mi raccomando, fatele, che siamo qui apposta. Allora, tizio, Caio e Sempronio, tu vuoi fare il temerario? È iniziato, dobbiamo attendere la fine dello scontro. E va bene, attendiamola. Dai, ragazzi, vi faccio vedere questo scontro. Questo è il mostro che vi dicevo poc'anzi. Abbastanza rognosetto, anche perché poi fa un attacco. Fa un attacco, una specie di. Diventa una palla, un masso e va roteando. Ah, Bizio, cacchio, non mi ero ricordato la domanda. Cosa farei di bello domani? Domani, ragazzi, vado a trovare Roberto, il nostro collega di redazione. Bam, guarda che tramba. E intanto, come avete visto, vi sarete accorti che nel momento in cui lui ascolta il sonaglio, essenzialmente si confonde perché lui percepisce lì il suono. Infatti adesso, ah, mo so cavoli, perché ora non ha più i sonagli, quindi quando lui fa rumore il tizio lo sente. Bam. Eccola. Manco se giocassimo nel migliore gioco di bowling del Wii. Allora, questo ragazzi sarà un pochettino più tosto di mostro. Anche perché comunque bisogna schivarlo. Sherman, vediamo se un po' nel bestiario ce l'abbiamo. Creature ancestrali, eccolo Shalmar. Allora, Lard come segno. Abbiamo l'unguento anti-ancestrale, la vedo tosta. Vediamo se c'è questo unguento da qualche parte. All'anti-ancestrali ne dubito fortemente. Vediamo. Insettoidi, ibridi, impiccato, necrofagi, vampiri, dragonidi, costrutti, maledetti, bestie, orchi, spettri, ancestrali. Ci abbiamo anche questo. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, mentre invece ci consiglia di usare il segno hard. Segno hard, quindi raffica telecinetica. Porca vacca, ho fatto troppo tardi. Maledizione. Allora, dovete fargli fare la capriola. Eccola qui. Dovete farlo andare contro il muro, ragazzi, perché altrimenti questo mostro ha il brutto vizio di fare degli attacchi. Ecco, dai, dai, provaci, provaci. Ma quello è un cretino, dai, ma vieni qui. Ecco, mi dai, sono qua, su, Pippo. Vai, salta, salta, rotella. Niente, eh? Ancora non l'ha capito che andargli addosso è inutile. Vedete che vi fate solo male. Ok. Attenzione qui. Quello è un cretino. Quello lì. Io non capisco che questi cavalieri c'hanno. Vai, bam, 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 via. Occhio. Arca, arca. Non me l'aspettavo sto giro. Mi ha fatto male. Vai, vai, vai.
Dai, fai un'altra capriola. Aia. Quasi. Opla. Dai, dai. Aia, ha preso il carapace. Sei risotterrato per terra. Non ci andà vicino. Proprio un pirla questo. Dai, vieni ma addosso. Ma guarda che. Vai, morto. Via. Come avete visto, ragazzi, anche qui approccio ponderato e vedete che le cose si fanno, però altrimenti la vedo tosta. Ok, Shelmar è stato sconfitto da Geralt di Rivia, maestro Witcher. Ovviamente, come potevi avere dubbi? Siamo stati. Ora che è arrivato Bizio potrà testimoniare il fatto che siamo stati più fortunati del rospo di Hearts of Stone. Allora, visto che io non me ne frego di quelle donnicciole che rompono le palle, ti dico che non lo finisco. Tiac. Un vincitore che mostra pietà. Troppo lento per me. Bizio non gli piacciono gli FPS. Questo è troppo lento per Bizio. Allora. Sì, dai, lo sappiamo. Questo sta mezzo sfonnato. Povero cretino. Oh, Vivienne. Adesso arriva la contessa. Il nostro fondamentalmente interlocutore per la missione. Perché è lei che ci ha assoldato per fondamentalmente distruggere. Per uccidere la bestia. Hop hop hop, hop hop gadget. Riguardo al contratto. Non qui, la signorina se ne andrà per cavoli suoi, noi dobbiamo seguirla. Non ho cosa, Bizio. Ovviamente, ragazzi, la contessa ci porterà in giro, tra l'altro. No, dai, ammazza, Bizio. Allora, guarda, se posso permettermi, Bizio, alla fine i menu da gestire saranno effettivamente molto pochi, nel senso, Witcher è un gioco, io ragazzi vi salto sempre i dialoghi, Witcher è un gioco che comunque bisogna approcciarlo con la giusta metodologia. Nel senso, le gene sono vere, non sempre. Nel senso che nel caso del gioco, ovviamente giocato a difficoltà semplice, potete anche giocarlo come un action RPG. I tempi non sono mai morti e soprattutto potete fendere e menare l'aria come se non ci fosse un domani e ottenere chiaramente la vittoria. Per quanto riguarda invece giocare dal livello normale in su, allora, come diceva Bizio, potrebbero aumentare i pannelli da consultare, ma facendo un'analisi un po' approfondita sul gioco principale e sull'espansione, le due espansioni che ho giocato, alla fine la cosa fondamentale da consultare sarà il bestiario e ovviamente la pagina del personaggio e l'inventario. Le altre cose sono sicuramente un piacevole contorno, le missioni lo consulterete bene o male per attivare quella che vorrete seguire, oppure per consultare il pannello con eventuali indizi riguardo appunto la trama, ma altrimenti comunque gli altri pannelli sono pannelli che completano l'esperienza e che ovviamente aggiungono una sorta di lore all'esperienza videoludica. Chiaramente negli altri pannelli ci stanno tutti gli approfondimenti riguardo ai personaggi non giocanti, a tutte le persone con cui interagiremo, eccetera, eccetera. Pertanto, Bizio, posso assicurarti che il gioco può essere goduto anche senza tutti troppi voli pindarici. Milton de Perak Peran Param Pam. Ovviamente devo trovare Milton. Non vi dico perché. Ovviamente tutto riguarderà la serie di intrighi a palazzo che ci sono, alla stregua di sensualità a corte. Allora, prendi il cavallo, monta il cavallo, te si rompe la gonna, la via così, portando a termine i contratti da Witcher relativi a mostri rari, potrai ottenere l'equipaggiamento da Witcher leggendario. Allora, per darvi una sensazione dei pannelli che vi possono servire, allora, vi dicevo poc'anzi, ho considerato la mappa del mondo un pannello fondamentalmente
diciamo, utile il giusto. Ah, questo ragazzi è il pannello fondamentale, il bestiario è quello che vi serve di più, come dicevo prima Bizio, anche perché nel bestiario chiaramente otterrete non solo la descrizione del vostro nemico, ma chiaramente anche le fondamentalmente gli oggetti da utilizzare per poter contrattaccare. Il Witcher in effetti è questo, ovvero un cacciatore che però utilizza il cervello piuttosto che andare a fendere l'aria. Il pannello tutorial non serve a nulla, il pannello personaggi vi dà semplicemente una serie di elementi extra sui vostri, diciamo, PNG, personaggi non giocanti con cui interagite, ma ovviamente anche qui libri, altro aspetto creativo. Pannello di creazione, anche qui il pannello di creazione può essere sicuramente abbastanza accattivante per quello che riguarda la creazione di oggetti e quant'altro, però chiaramente non è un pannello che viene consultato molto spesso. Il pannello di alchimia invece magari può essere utile nel momento in cui effettivamente non avete qualche unguento e quindi trovate una ricetta che volete sfruttare, ma anche lì andiamo veramente nell'ordine dell'utilizzo più o meno relativo, e questo è il pannello essenzialmente più utilizzato insieme al pannello missioni e al pannello personaggio. Qui tra l'altro stiamo per salire a livello 36, meditazione per adesso non ci interessa. Allora andiamo avanti. Il mosso di Tussaud, Damien Latour, Anna Henrietta è la contessa che ci ha assoldato. Aggiornamento missioni non ci interessa. Tra l'altro però abbiamo preso una nuova missione. Casa Dolce Casa è la missione che riguarda la personalizzazione di casa vostra, appunto. E potrete fare alcune cose a livello di oggettistica e di stanze più o meno personalizzabili, ma tolto questo, insomma, niente di particolarissimo. Ovviamente niente alla stregua di dai, sbrigati. Niente alla stregua, io prima ho citato Skyrim, ragazzi, ma più che altro per darvi l'idea di com'era la casa in Skyrim. Oltre al discorso dell'oggettistica, c'era più che altro la questione legata alle rastrelliere delle armi e delle armature che chiaramente vi permettevano di creare un espositore dove poter mettere tutta la vostra roba. Allora, noi siamo andati in avanti di qui. Oh, la schiena mi fa malissimo. Guarda questa fa. Ti mostrerò dove si svolge la caccia. Poi ci separeremo. Va bene, non ti preoccupa, Anna Henrietta, di quello che sei. Allora, pesce dorato. Ovviamente non vi faccio vedere niente di più. E unicorno. Allora, ragazzi, essenzialmente noi abbiamo scoperto degli indizi riguardanti la. Riguardanti. Ah, cosa ho fatto? La fretta non è consigliera. Ma in realtà, Roccia sta scattando per il semplice motivo che sto saltando tutto. Pertanto il gioco non ha il tempo di caricare. Oh, sono precipitato nel vuoto. Allora. Ok. Allora, abbiamo la possibilità di mettere mano servitore, non ci interessa. Ok, andiamo di qui, andiamo di lì. Filosofo, addirittura. C'è un filosofo tra le mie mani. Allora, qui siamo nella zona dove c'è l'unicorno, se non ricordo male. Giardini del palazzo. Aspetta, qui facciamo la fine di prima. Ok. Sta per butto da là. Sai che volo facevo? Chi è? Help! Ah, ok, perfetto. Qui è dove ci sta, nella baia degli innamorati. Questi stanno facendo un gioco. Devono andare a pescare il pesce dorato. Il pesce dorato all'interno contiene una chiave. Toffi. Forse è questo?
pure qua. Caramella pure qua. C'è qui un pesce, vediamo un po'. Sarà il pesce dorato? Ok, eccolo qui. Allora, pesce dorato tra l'altro ce lo pescano tra le mani. Però mi ci rimane male Geralt. Fermo, è importante. Vieni con noi. Allora, Re Cormorano, sì, accettate l'offerta e portiamo. Vogliate degnarci la vostra attenzione? Ma sì, ecco il Re Cormorano. Allora, ovviamente Geralt ha il, diciamo, ha la nonchalance di un elefante che rotola. Benissimo, abbiamo trovato abbiamo trovato la cosa, abbiamo trovato la chiave dentro il pesce. Ci diceva di usare la barca, non ce ne frega niente. Vai, vai, vai Lucio, vai. Andiamo di qua. Ok, abbiamo anche un pescatore. Ovviamente ragazzi, guardate anche quanto è ricca. Io continuo a dire, guardate quanto è ricca di elementi di customizzazione. È proprio vero che comunque la cura nel dettaglio è una delle armi più, diciamo, meglio utilizzate degli sviluppatori di CD Projekt. Bene, effetti qui però sto vedendo adesso che sta scattando un po' di più. Probabilmente è la presenza di molti elementi in gioco che fanno appesantire la diretta, chiaramente. Allora, qui c'è l'unicorno. In questo caso dobbiamo cercare un modo per attirarlo vicino a noi, perché chi prende l'unicorno chiaramente riceve un premio. Va, va. Ah, non puoi farlo adesso, ovviamente qui ci dirà di andare a scegliere qualcosa per attirare la sua attenzione. Io vado sul cesto di carote, anche perché voglio dire, cosa potrebbe piacere a un cavallo? Allora, lì c'è un cosmo pavone. E andiamo, tu stai? Mazza come sei andato giù, figlio mio. Vai, vai, andiamo verso il cavallino cavalletto, così prendiamo altra esperienza, arriviamo a livello 39. Ma sì, che ti piace, a tutti i cavalli piacciono le carote, e infatti. Alla via così, easy. Bravo! Livello 36, posso pure montarlo l'unicorno, però 58 metri, credo che non ci serva. Abbiamo ricevuto 150 punti esperienza. Indizio dell'unicorno, leggiamolo. Come vedete è stato messo il pannello. Vediamo un po' tutte le i libri che abbiamo. Benissimo, almeno dandogli una letta. Abbiamo anche sbloccato qualcosa. Il mostro di Dusant. Ok, andiamo dalla contessa. Per favore, vostra grazia, agiamo per necessità. Chiaramente vuole alcuni elementi di gioco. Questo perché? Per scoprire dove sarà la nostra prossima, diciamo, il nostro prossimo obiettivo da difendere. Oddio, non mi ricordo. Vabbè, andiamo alla serra. Grazie, lo so che sono un genio, modestamente, ma è perché l'ho fatto già. Se no. Allora, palazzo di Buccleuch. Mille. Io direi che fai la spocchiosa. Aspetta qui, no? Voglio dire, io sono un Witcher. Tu invece poi mettete lì a fare tanta spiritosa. Oh! Ciao Roccia, buona serata anche a te. Ah, abbiamo trovato l'assassino. Boom, porco due che tramba.
Guarda che matto, comunque i vampiri sono fatti proprio bene su Witcher. L'unica cosa che mi fa ridere è che questo nostro avversario va sempre in giro vestito così e la gente non lo riconosce. Bam, guarda che tramba. Matelo. Fermate Geralt, oh. Hauteville, Beauclair, vediamo un po' chi c'è qua dentro. Qua dentro ci sono problemi, vedrai. Ci sono grossi problemi. Allora, questo qua è... Allora, questo qui ragazzi è la persona con cui interagirete. Ovviamente interagiremo anche per molte altre cose. Allora, mettiamo l'altra cosa, usiamo... Ah, posso usare questa? E via, usiamola. Allora, pozioni, rimettiamo l'unguento antivampiri. Ovviamente beviamoci anche la potion. Porca vacca, oh! Un tornado! Tosto, oh. Non mi ha lasciato il tempo di contrattaccare. You want to stay where you are. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. Ammazza, chi è questo? No, he's my friend. Ah, un buco. Tiè, guarda, c'è Geralt nel buco. Però, questo nostro amico che ci ha salvato è una nostra vecchia conoscenza, ovvero Regis. E purtroppo è diventato un vampire. Un vampirello. Allora, sono sulle tracce dell'assassino. Ovviamente non vi dirò chi è questo assassino. Anche perché ovviamente saranno le motivazioni che vi porteranno, diciamo, ad esplorare e a capire meglio il motivo per cui questo questo terribile avversario sta facendo quello che sta facendo. Chiaramente il modo in cui viene esposta la trama è sicuramente molto ben scritto. Io continuo a dire che comunque anche i dialoghi non annoiano mai, anzi svelano molto della trama e svelano nel modo giusto, centellinando le informazioni, e non è poco. Allora, chiaramente qui si sono diciamo accodati. Allora, cerchiamo di riposare. Ok. Anche perché eravamo arrivati. Oh, nuova missione, una gabbia di matti. Abbiamo Detlaf van der Athien. Emiel Regis Rolleck. Allora, 663 metri. Io però adesso, in questo caso, ragazzi, vi vorrei far vedere anche qualcos'altro. Perché? Perché vi spiego. Allora, il discorso è molto semplice. Una volta arrivati a un certo punto del vostro... andiamo al cavaliere innamorato, va. Una volta arrivati al punto di incontro di una delle missioni principali del gioco, ovviamente vi verranno svelati gli elementi che riguardano non solo il vostro antagonista, ma il fatto che l'antagonista poi si rivela essere semplicemente, diciamo,
un tramite, quindi ci sarà un nuovo antagonista ancora, insomma, tutta una serie di fattori che sicuramente creano parecchio hype e diversificano l'approccio con l'avventura nella trama. Allora, una lettera per noi. Questa qui, ragazzi, è la seconda, una delle missioni secondarie che accrescerà, diciamo, le doti del vostro Witcher, ovvero quella delle mutazioni. Allora, io intanto do la mancia al pupo. Allora, questa lettera vi è stata mandata da niente poco di meno che da Yennefer. E Yennefer vi dice che all'interno di queste terre del Tiusan esiste un luogo dove fondamentalmente potete trovare un modo, un metodo per poter aumentare la mutazione del Witcher. Ovviamente sapete che quella del Witcher è una mutazione umana, no? Che porta ad essere, diciamo, più forti, più veloci e quant'altro. E potrete trovare appunto tutta una serie di. Io intanto prendo anche altri contratti. Ovviamente nel momento in cui andate in giro a svuotare le bacheche vi rendete conto di come. Guardate, io adesso prendo contratti su contratti, vi faccio vedere, ma perché? Perché voglio farvi vedere come si arricchisce il menu delle missioni. Tutte missioni secondarie. Anche contratti da Witcher c'è veramente di tutto e di più. Questa espansione è molto più corposa di Hearts of Stone in questo senso. Quindi un modo come un altro anche per aumentare già la notevole longevità del titolo in questione. Witcher 3 sappiamo benissimo che è un titolo, come diceva uno dei nostri spettatori poc'anzi, cara Roccia, un titolo che anche per finirlo. Ci vuole veramente moltissimo, quindi immaginatevi insomma quello che può diventare un gioco del genere. Allora, io direi anche di salire di livello. Non mi ricordo qual è il pannello, ma ci arriviamo. Personaggio, allora, livello 36, abbiamo un punto a disposizione che io però direi di mettere sempre nei segni fondamentalmente, però 18, qui quanti ne ho spesi? 17. Che purtroppo devo metterlo su abilità che non utilizzo. Vabbè, riduco un'armatura. Via. Così poi sblocchiamo l'altro livello di persuasione, l'intensità del segno Axi. Considerate che l'Axi insomma, è uno di quei segni che serve anche a livello di dialogo. Potete utilizzarlo chiaramente come persuasione per ottenere, diciamo, una particolare reazione extra ai personaggi con cui vi troverete a chiacchierare, insomma. Allora, andiamo da questo cavaliere errante che si è preso le peggio botte. Lo troveremo? Dove sei, caro? Carissimo. Tanto si sta facendo notte. Allora, boom. Se abbiamo trovato la tenda dove è stato ricoverato. Eccoti, Witcher, parla con Ghillam. Vediamo un po' cosa ci dice Ghillam. Madonna, guarda che capelli, oh, ma chi sei io? C'hai i bigodini, cazzarola. Volevo parlarti a proposito di questo. Potrebbe darsi, c'è una ragazza anzianata da un tempo e qualcuno le abbia lanciato contro un incantesimo, una maledizione addirittura. Perché? Che ci dici? Massimo Riserbo, vabbè, non ci interessa, dai, dici un po'. Vivian, trickery. In war, yes. And what is love? She consented. First, Allora, l'ha consented. consentito, vabbè, ma la faccenda prometteva bene fino a un certo punto. Non sai dirmi altro? Dai, su. Tell me more about Vivian. Dici un po' di più. Ho Got a plan. I've devised a già una solution. soluzione, nel mio posto si Where? avrà l'opportunità di incontrarla, già questo. I should be forever in your debt. Dai. Meaning, could you show me how you shoot, ride and fight perchance? And you must learn. I did not mean to suggest I gag you. Besides, the tourney contest must surely differ. Require skills, you don't. Allora, tira bersaglio. Marksmanship. Pyramid. Che bello, Come with ragazzi. me.
Se vi villam nell'area di tiro al bersaglio. Considerate, come vedete, si è aggiunta una voce di personaggi, la missione è diventata nuova, il cinguettio del cavaliere innamorato. Cioè, continuo a dire, veramente la presenza dei personaggi e delle missioni secondarie è qualcosa di veramente strepitoso. Colpisci i bersagli rossi. Tac. 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 Mazza, mouse e tastiera, robetta seria. L'ho fatto, bello, ma come mi chiamano? Jenny, John Free. Ma ancora una volta che, bello, ma qui. Ora basta. Forse devo allenare soprattutto per la gara. Mi allenerò per la corsa. Ah, mi mancavano le corse a cavallo. Tra l'altro, dai, vengo con te, su, basta che te sbrighi, anche perché, considerate ragazzi, questo per farvi anche un'idea di una cosa fondamentalissima. Allora, io ho saltato i dialoghi, io comunque ho lasciato veramente, vi ho fatto vedere solo due missioni della quest principale, adesso sto facendo una missione secondaria, comunque avendo fatto solo tre cose, abbiamo fatto già un'ora e mezzo di diretta. Questo per dirvi quanto fondamentalmente è longevo il gioco, qualcosa di strepitoso. Io infatti adesso probabilmente vi farò vedere un'ennesima cosa della quest, poi penso che posso anche interrompere la diretta, ma per un semplice motivo, perché comunque andando avanti vi rovinerei veramente le sorprese. All is ready. Now listen, for Tutto candidate pronto, entry, lungo il percorso ci saranno fantocci e bersagli. Potrà friggere i fantocci con la spada e colpire i please bersagli con la balestra. your Oh, targets. questa penso che sia la parte Finally, during peggiore. the race proper, judges throughout the course should tally your points. Tra l'altro questa è una delle cose che probabilmente sarà più particolare da fare. Combattimenti in sella, manco me lo ricordo. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, move it. Vai, ecco, fatti. Sì, ho capito. Ah, abbiamo fatto. Tempo aggiuntivo ottenuto. Mamma mia, oh, se non gli passavo vicino. Dove stava il bersaglio? Pensate, nella notte. Chi l'aveva visto? No, perché non mi ha preso? Stai lasciando il tracciato. No, scusate. Dio, quanto l'odio. Non capisco. Ma gli ho tagliato la testa. Va bene, no? Dai, fammi mettere altre cose. Ma giusto per provare, guarda. I'm very curious. Ok, questo è un po' più semplice in effetti. Allora, qui c'è una dei cosi, dei checkpoint. Ma scusate, ma allora qui però c'è qualcosa che mi perdo io. Punti superati 0 di 4. Eh no, c'è qualcosa che non va allora però. Perché sennò mi sembra strano che non mi segni al punto come superato. Mi riporta indietro. Che strano. A parte che ora mi ha fatto andare dall'altro lato.
Chissà, no, no, voglio rifare. Ne ho abbastanza, Jonfrey. Ora mi sono allenato abbastanza. E niente, come vedete ragazzi, comunque c'è veramente tanto da fare. Questa è una cosa incredibile. Allora, andiamo anche a fare un po' le considerazioni del pacchetto. Oh, Raziel, buonasera. Cerchiamo di tirare un po' le somme sul pacchetto dell'espansione. Allora, innanzitutto il prezzo. Costa una ventina d'euro. Ma a questo dovremmo esserci abbastanza abituati. Considerate che come il prezzo di esposizione sul mercato videoludico per questa espansione, secondo me, è fattibilissimo. Fattibilissimo e molto meritato. Per una semplice questione, soprattutto legata proprio al discorso della longevità. Cioè, qui non stiamo parlando di un gioco di. I capelli non sono curati. Capelli raccolti dietro la testa, rasata a coda di cavallo, lunghi e sciolti, sciolti non troppo lunghi, rasati sui lati e corti sopra a coda di cavallo. Taglio d'elfo ribelle, mi voglio tagliare. Che quale sarebbe il taglio d'elfo ribelle? Ah, questo elfo ribelle. Rasati sui lati, corti sopra. Vediamo un po' come so così. Ma so, così viking proprio. La barba è trascurata. Basetto e baffo, gli baffi un po' di barba sul mento, un po' di volume. Come vedete un po' che. Ma fa crescere. Non so cosa è cambiato. Vabbè, arrivederci. Tiè, guarda quanto è cafone così, oh. Ignorante proprio. Barbarian proprio. Allora andiamo a vedere se c'è un contratto per uccidere qualcuno su con la tomba di Moreau. Affrontare l'ignoto. Questa qui è la parte dove ci stanno la parte dove otteniamo gli extra. Lupo rabbioso. Sconfiggi Colossus Acquechete in un incontro. Acquechette. Sconfiggi Pettine in un incontro. Allora, ispezione all'isola, maestria in vista, ma ce ne stanno veramente di tutto un po', eh. Posto in cui si terrà l'asta, caccia grossa. Dai, su. Allora, caccia grossa, 574 metri, passi quelli che sono. Vediamo se per arrivarci c'è un ulteriore. No, non c'è, porca vacca. Che non l'abbiamo scoperto effettivamente. Ma forse da qui si arriviamo più vicino. Forse da qui andiamo più vicini. Allora, andiamo a prendere l'utilia. Ok, andiamo, va. Vai, su. Vai, Lutilia, brava. Tanto andare in giro di notte non è consigliatissimo. Passi. Dai, che ci siamo quasi. Chi sei? Vigneto infestato. Aspetta che mi taglio. Falla, falla. No. Vigneto infestato, non ci convinci. C'è un cavallo. Qui c'è che andiamo verso la missione. Tra l'altro territori vastissimi. Dai, ci siamo quasi. Contratto del vinificatore. Ok,
Allora, amici, apprezzo che ero attento questo giorno a tempo, perciò per tornare pensando a seguire il mio piano. Guida arrivata. Lupo bianco, hai letto il mio annuncio? Domanda sciocca, se evidentemente l'ho fatto. Domanda scusa. Questo è un conte, un pirlottero. Amo la natura Witcher, vedono gli animali selvaggi e tussano, una specie che qui si trova da nessun'altra parte. Vabbè, in caso di necessità dovrei proteggermi. Tanto sicuramente ci sarà qualche caccia a qualche bestia. A vendere animali. Dai, accetto il lavoro. Almeno prendiamo un po' di action. Eccola la mappa. Allora, te dobbiamo aspettare l'alba. Vediamo un po' questa luce. Allora, mappa del conte. Allora, missione aggiornata a caccia grossa. Andiamo va, mi sembra di capire che non ci vai qua. Grotta di Cruciot. Allora, non so come faccio a sentirlo visto che mi sono praticamente allontanato tantissimo. Ma no, è importante. Un orso. Ok, orso tirato giù. Ora. E che c'è? Che si è mangiato l'orso? Non capisco. Allora, conte, qui abbiamo due bestie. Ecco le pantere. Belle però. Vai, abbiamo preso pure le pantere nel bestiario. Procediamo questa volta con più cautela. Nella tana delle scolopendole giganti. Vino, natura, pittura. 130 passi, via, andiamo. Zona molto ampia.
Chissà dove ci porterà, meno male che i nostri sensi da Witcher sono molto sviluppati. Don't worry. Ah, qui ci vuole. Con queste bisogna usare la trappola. Vai, presa. Oh, il veleno. Una l'ho presa, vai. Via. Occhio. Dove esci? Vai. Ma come? Ho preso la parte del fancino. Stava fuori dal... Vai! Ah, presa, 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 bravi! Raccogli, carapace. Carapace mostro. C'è altro? No. Quante ne vuoi, Johnny? No, ma dai, addirittura andiamo a cercare i pavoni, ma questa è follia. Pensa a te. Probabilmente dovremmo usare il segno Axi. Più odorosa di pavone. Beh, ah, eccola, mica la vedevo. Pensate che robetta. Ok, di qua. Di qua, di qua. Altra più modulosa di pavone. Ecco di qua. Pensate che missioncina. Ready!
Da? Pensate. Watch out, giant centipedes. But you killed them already. Che è successo? Clearly not all. Get back. Geralt, save me. Ma da che? Non c'è nessuno. Dai, è morta, ora l'ho presa. Cioè, direi che hai avuto la tua dose di avventura. È nano. Un'avventura magnifica. Dai. Thank you, Witcher. No need. Elves are under, ain't he? It's a sad injustice, the misfortune. Made no mention. Che ha fatto? La somata Clarissa cade da cavallo, no, non sapevo neanche camminare da sola. Cinquanta punti esperienza e 160 corone e abbiamo completato la missione. Una caverna. Cosa ci sarà qui? Cosa ci sarà qui? Allora ragazzi, io a questo punto direi che possiamo anche concludere la diretta, più che altro perché vi abbiamo fatto vedere essenzialmente un po' l'introduzione di quello che sarà il gioco. Ah, a proposito, potrebbe essere opportuno, visto che non vi ho fatto vedere bene o male la parte dedicata alle mutazioni, più che altro perché non ho fatto la missione, allora vi carico una partita. 10 giugno, no, 10 giugno, salvataggio manuale, magari questo delle 2, sì, ok, vi faccio vedere questo pezzo, ma giusto per farvi un'idea, più che altro, questo è un salvataggio, uno dei salvataggi avanzati, perché ce l'ho sia sul cloud di Steam che in locale, quindi poi utilizzando due computer diventa un po' complicato cercare di pareggiare i conti. Allora, in questo salvataggio, come vedete, sono all'interno di uno dei mondi che vi avevo, diciamo, di cui avevo parlato all'inizio. Questo è un mondo fiabesco creato all'interno di un'illusione dentro un libro. E non vi, ovviamente non vi parlo dei personaggi, però allora vi posso far vedere innanzitutto una cosa abbastanza carina. Innanzitutto l'inventario, ragazzi, ho trovato questa armatura, l'armatura di Tesha Mutna. Tra l'altro vi dovrebbe capitare di trovarla praticamente a tutti, perché esplorando la zona dei vampiri troverete questa armatura unica con anche la spada, l'arma d'acciaio di Tesha Mutna, che ho personalizzato. All'interno trovate anche nel set una maschera. Come vedete, ottenere 6 su 6 delle reliquie vi permette di accedere alla quantità di percentuale di danno di ripristino della vitalità. Uccidendo i nemici ripristinerete la vostra vitalità, utilissimo, utilissimo per davvero. Ma la parte, diciamo, essenzialmente nuova del titolo è appunto questo, ovvero il menu delle mutazioni. Come vedete, io non ho sviluppato ancora moltissimo il RAM, anche perché servono dei mutageni.
come vedete servono i mutageni maggiori e non avendoceli non ho potuto diciamo completare alcuni dei potrei fare questa per esempio però in questo salvataggio non ci facevo niente con la sensibilità magica più che altro perché non ho nessun segno sviluppato però come potete vedere ad esempio le reazioni base che sono all'inizio quelle che potete sviluppare ovviamente portano a mutazioni sempre più potenti. Tra l'altro queste mutazioni come vedete vi permettono di combinare delle abilità, per esempio in questo caso c'è il ramo del combattimento, il ramo dei segni e il ramo dell'alchimia, combinati portano a alcune abilità utilissime, per esempio occhi di gatto è utile, danni inflitti alle balestre aumentano da 125 a 920. E la possibilità di sferare un colpo vivo aumenta del 50%, ragazzi, che è tantissimo. Se no, dal punto di vista della combattività, del combattimento con i segni, avete la scarica di adrenalina che è molto utile, oppure la seconda vita. Quando la vita scende a zero, diventi temporaneamente invulnerabile, la vitalità si rigenera del 100%. Questo effetto si può attivare una volta ogni 180 secondi. Allora, come vedete, ragazzi, all'interno del fumetto del pop-up a comparsa ci sono i tre simboli, ovvero rosso, blu e verde. Questi simboli tendenzialmente servono per farvi capire che dovrete almeno ottenere una delle abilità base di ogni ramo per poter accedere a questa abilità. Quindi dovete fare una, due e tre. Io per esempio potrei farli anche adesso perché ho le abilità, quindi potrei prendere uno e due. E ovviamente poi ecco, per esempio, avendo i mutageni maggiori blu, potrei anche aumentare sul freddo penetrante. Lancio il segno hard e sono proprio il 25% in più di congelare gli avversari. Perché no? E qui invece abbiamo addirittura quando sono estratte le spade magiche uniche del Witcher, aumenta i danni dei segni del 50% del danno inflitto dalle spade stesse. Cioè, quindi immaginate un po' cosa veramente potete essere in grado di diventare. Ovviamente questa particolare caratteristica del gioco, come dicevamo all'inizio della diretta, aumenta quello che è non solo la personalizzazione del vostro Witcher, ma anche un po' tutto l'impatto all'interno del gioco, che ovviamente è determinato da quanto voi sarete in grado di combinare le abilità del vostro Witcher, ovviamente dedicarvi a un ramo piuttosto che a un altro. Io dico sempre che è bene dedicarsi a uno, massimo due rami. Con questo salvataggio, essendo andato avanti tutto quasi completamente con l'attacco corpo a corpo, levavo molti più danni. Sono arrivato a livello 45, diciamo molto breve tempo. Proprio perché comunque il mio Witcher era in grado di mietere più vittime. Però anche combinando, diciamo, o potenziando quasi tutto il ramo dei segni, noterete che la vostra vita all'interno del campo di battaglia si semplificherà veramente di molto. E questa era una delle novità ovviamente inserite all'interno del gioco. Le missioni ovviamente vi condurranno all'interno di effettivi mondi paralleli molto interessanti. Come vedete, vi faccio un esempio allora, glossario. Faccio vedere il bestiario, abbiamo comunque veramente di tutto un po', i folletti, i gargoyle, le creature che abbiamo visto prima, c'era la strega cattiva che stava nel mondo fatato, c'era questa archeospora, e necrofagi ne ho trovati parecchi perché comunque sono abbastanza frequenti in questo mondo, c'è stato il White Maculato, questa è una missione veramente molto interessante da fare all'interno del gioco. Poi tra l'altro vedrete che ci saranno risoluzioni diverse a seconda di quello che farete voi. Barghest sono pure anch'essi molto presenti nel gioco. Ovviamente ci stanno i vampiri di ogni tipo, dall'Echimmu al Fleder al Garkhain, fino ad arrivare alle Alpa e Bruxae e ovviamente a Detlaff. Vabbè, ma non vi dirò altro di più. Quindi ragazzi, questo essenzialmente è un po' il riassunto della nuova espansione. Se vedete è stato anche modificato un pochettino il menu di gioco per renderlo un pochettino più accattivante e più semplice da utilizzare. Però fondamentalmente ci troviamo davanti a un'opera completa, sicuramente sotto tutti i punti di vista. Io direi a questo punto di caricare un'altra partita, vediamo se la trovo, più che altro. No, il 9, il 10. Vediamo una partita prima di arrivare a una zona abbastanza fatidica. Tipo
No, una gabbia di matti, stavo facendo una cosa. Vediamo se qui arriviamo al punto utile o comodo. Perché volevo farvi vedere il vigneto di Corvo Bianco. Quel vigneto è fondamentalmente è il luogo che diventerà la vostra nuova casa, è il luogo dove potrete creare delle personalizzazioni a seconda di quanti soldi vorrete spendere dentro il... Allora, oh perfetto, qui siamo praticamente a un... Allora, siamo a un viaggio veloce, area del torneo, vigneto Corvo Bianco. Allora ragazzi, io ci vado a fare un viaggio, considerate che ho comprato abbastanza potenziamenti. Allora, vediamo un po' se ci ha fatto la stalla, ad esempio. Allora, come vedete, adesso è pieno... Pieno zeppo di vita. Prima comunque, se avete visto. Ah, la stella a me mi sembra rimasta la stessa. Quindi ho paura che non mi abbia fatto. Vediamo un po' se c'è casa dolce casa. Allora aspetta. Aspetta 3 giorni. Vediamo un po'. Quindi andiamo sulla meditazione. Vediamo un po'. Perché come vedete dentro ancora non si è ristrutturato. Allora, sì, sono in ottima mano, potremmo fare questo posto. Sì, allora devo solo aspettare. Allora, facciamo una cosa, andiamo alla nostra stanza. Questa comunque è la tenuta una volta che la... Ok, vediamo se ci fa usare il letto. No, ci ha fatto spegnere. Questo è il deposito. Allora facciamo una cosa. Vediamo se... Allora, medita fino alle ore 6. Vediamo se riusciamo a totalizzare i 3 giorni che ci servono. Fortunatamente la meditazione è molto lunga. Scusate, è molto breve, nel senso lunga nel salto fra una cosa e un'altra, ma chiaramente breve nella sua realizzazione. Facciamo fino alle 10. Ok. E come vedete il mondo intorno a noi è cambiato, ma è cambiato perché avevo fondamentalmente ordinato al nostro cameriere, al nostro maggiordomo, di provvedere alla ristrutturazione della nostra casa. Allora, questa è fondamentalmente la massimizzazione per quanto riguarda la ristrutturazione. Abbiamo la possibilità di esplorare la cantina, c'è la stanza degli ospiti, abbiamo la nostra stanza che è cambiata. Queste sono le rastrelliere per le armi dove potete posizionare appunto spade e quant'altro. Dovremmo avere anche la rastrelliera delle armature da qualche parte. Qui possiamo collocare i trofei. Quindi, fondamentalmente, come vedete, c'è un po' un lieve cenno di personalizzazione all'interno del gioco per quanto riguarda una semidimora. E stessa cosa per quanto riguarda, per esempio, la stalla. Abbiamo avuto la possibilità di aggiungere una. Questa è la stalla. Certo, niente di particolare, ma sempre meglio di niente. Qui possiamo avere la possibilità di affilare o modificare la nostra armatura, mentre invece di qua abbiamo la possibilità di avere la nostra cantina personale. Credo ci sia qualcosa dietro questo muro, ovviamente. Noi che abbiamo la possibilità di fare la raffica telecinetica, andiamo a vedere quello che c'è. Un laboratorio. Ah, vedete, abbiamo trovato anche un laboratorio da alchimista addirittura. Tra l'altro questo laboratorio sicuramente ci potrebbe essere utile per magari fare qualcosa. Lettera di Julius. Ovviamente non la leggiamo. Possiamo addirittura usare per ripristinare le nostre facoltà. Nessun oggetto da smontare. Ovviamente qui abbiamo un laboratorio alchemico addirittura. C'è veramente di tutto un po'. Vediamo perché probabilmente,
avendo trovato anche questo laboratorio alchemico che io non avevo trovato nel salvataggio perché ovviamente non mi sono dedicato a tutte le zone delle stanze e quant'altro della casa. Vediamo un po' adesso cosa ci dirà. Allora, sono contento per voi, potremmo ristrutturare questo posto, vediamo cosa ci mette. Ah, vedete, possiamo mettere altra roba. Un letto migliore, rastrelliera, altre rastrelliere, stanze degli ospiti. Parliamo di qualcos'altro, vediamo cosa possiamo migliorare. Partire dal terreno. Rutile, ha bisogno di una stalla ancora, erba in giardino. Quindi ci sta veramente di tutto un po', ragazzi. Come vedete, c'è la possibilità di andare veramente a giocare con qualsiasi cosa. Tra l'altro, lì c'aveva anche la possibilità di accedere al menu mutazione da qualche parte. Questa è la stanza degli ospiti. E quindi, ragazzi, tendenzialmente questo è un po' il riassunto di quello che troverete all'interno del gioco. Io ovviamente vi auguro di giocare l'espansione. Considerate che l'espansione è veramente molto bella, molto avvincente, io continuo a dirlo. Sicuramente non vi deluderà e non vi lascerà praticamente con le mani in mano, anzi aggiungerà una discreta longevità al gioco, considerato già quello che è il buon Witcher 3 Wild Hunt. E direi, ragazzi, che per il momento è tutto. Chiaramente sulle nostre pagine avrete la possibilità di vedere la recensione del gioco al più presto. Chiaramente l'abbiamo fatta un pochettino più in ritardo, ma questo più che altro colpa mia. E che dire? Ovviamente seguiteci sul nostro sito www.gamesurf.it. Non fate i timidi e veniteci anche a commentare per quanto riguarda news e quant'altro. Tra l'altro, ragazzi, domenica inizia alle 3, quindi saremo sotto conferenze e chiaramente quindi avremo la possibilità di condividere con voi tutte le news riguardo gli annunci dell'appunto delle tre Los Angelino, quindi mi raccomando, seguiteci che ne vedremo delle belle. Ragazzi, grazie ancora e io vi auguro una buonissima serata in compagnia dei vostri giochi preferiti. Ciao a tutti, ragazzi, bella!